Mazzaro, un tunisino arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Favignana, controlli antidroga delle Fiamme Gialle in manette, coppia di Solani. Mazzara Gararo per la raccolta dei rifiuti, il 2 maggio la prima seduta della commissione. Mazzara Murales in stato di abbandono allo stadio Vaccare, il 2000 chiede un intervento. Mazzara giochi e disabilità, parte la campagna dell'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato due persone per droga, i particolari nel servizio. Due arresti effettuati e questo è il bilancio di un'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani contro lo spaccio e il consumo di droga. I finanzieri della tenenza di Favignana, in particolare, nei giorni scorsi hanno fermato gli arrestati a bordo di un'auto. Si tratta di un 24enne e di una 26enne, entrambi di Favignana. I due giovani, alla vista delle fiamme gialle, avrebbero mostrato un certo stato di agitazione. I finanzieri dell'isola Egadina, durante il controllo al veicolo, hanno trovato della droga all'interno di una scatola di cartone. La sostanza stupefacente era nascosta in un involucro di cellophane dentro una grossa serratura in metallo. I finanzieri hanno trovato nel dettaglio 25 grammi circa di eroina e 5 grammi circa di hashish. La coppia è stata arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria trapanese sottoposta agli arresti domiciliari. La droga è stata ovviamente sequestrata. I carabinieri della compagnia di Mazara hanno arrestato due persone, un 25enne invece è stato deferito. Sentiamo. Due persone arrestate ed un'altra denunciata a piede libero all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio dell'attività condotta negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo. In manette è finito un tunisino di 35 anni, KM le sue iniziali, accusato del reato di maltrattamento in famiglia. L'arresto è scattato nella notte del 29 marzo, quando i militari dell'arma dell'aliquota radiomobile, assieme ai poliziotti del locale commissariato, sono intervenuti presso un'abitazione a seguito di una segnalazione telefonica. Una volta entrati in casa, le forze dell'ordine hanno eseguito un controllo e notato che gli arredi erano danneggiati. Carabinieri e polizia hanno ascoltato i conviventi del tunisino nel frattempo rifugiatisi a casa di un vicino, i quali hanno raccontato le presunte violenze subite da tempo da parte del 35enne. Per quest'ultimo dunque è scattato l'arresto e dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere San Giuliano di Trapani. In manette è finito ieri anche un giovane, BAL, le sue iniziali, nei confronti di cui il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ragazzo, autore di numerosi furti e temporaneamente affidato ad una comunità, si sarebbe più volte allontanato arbitrariamente dalla struttura e per questo motivo l'autorità giudiziaria ha deciso di aggravare la misura cautelare a suo carico. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto al carcere Malaspina di Palermo. Infine, sempre ieri, i carabinieri della sezione mazzarese hanno deferito un 25enne, FM le sue iniziali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo, infatti, il giovane è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di marijuana. Si è svolto questa mattina presso il comune di Alcamo l'incontro riguardante l'area di Monte Bonifato, danneggiata dagli incendi devastanti degli ultimi anni. Nell'interesse del ripristino delle aree danneggiate dagli incendi, il comune alcamese ha voluto un incontro con i soggetti preposti per l'avvio dei lavori funzionali alla presentazione del progetto a valere sul bando del PSR Sicilia sotto misura 8.4 di recente pubblicato sul sito della Regione. Il bando prevede tra gli interventi la rigenerazione delle ceppaie danneggiate e il ripristino della viabilità dei sentieri e delle strade interne. L'amministrazione alcamese ha intrapreso anche una collaborazione con l'ente di sviluppo agricolo per la sottoscrizione di un protocollo di intesa che riguarderà le azioni da intraprendere verso i beni di proprietà comunale.
La sezione marsalese dell'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione ha stipulato una convenzione con l'amministrazione comunale con la quale in maniera volontaria, si legge in una nota, collaborerà in alcuni servizi, a cominciare dai corsi di educazione stradale agli alunni, nonché la vigilanza in alcune scuole elementari durante gli orari di entrata e uscita, al fine di salvaguardare l'incolumità dei bambini. La convenzione è stata sottoscritta dal sindaco Alberto Di Girolamo e dal presidente dell'associazione Giuseppe La Rosa. Gara Aro Rifiuti, il 2 maggio, la prima seduta della commissione per l'affidamento del servizio. Sentiamo. Si terrà il 2 maggio la prima seduta pubblica della gara d'appalto bandita dal Comune di Mazara del Vallo per l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta dei rifiuti. E questa è l'ultima novità riguardante l'iter dell'appalto multimilionario dopo l'intoppo verificatosi nei mesi scorsi con la mancata pubblicazione del bando di gara da parte del Comune mazarese su due quotidiani a diffusione nazionale e altrettanti quotidiani a diffusione regionale, così come prevede la normativa. Un errore che ha causato un ritardo di circa 3 mesi sulle procedure di gara, visto e considerato che l'iter è dovuto ripartire praticamente quasi da zero. La prima seduta di gara, infatti, si sarebbe dovuta tenere presso l'Urega di Trapani lo scorso 16 gennaio, ma le operazioni invece vennero sospese a data da destinarsi proprio su richiesta di Palazzo dei Carmelitani. Dopodiché il dirigente del terzo settore del comune di Mazara, Stefano Bonaiuto, ha annullato in autotutela la procedura di gara e ne ha indetto una nuova, pur restando validi sia il bando che il relativo disciplinare. Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte delle società interessate è stato fissato allo scorso 13 marzo, il precedente scadeva invece il 28 novembre 2016 e adesso è stata fissata dunque la data della prima seduta di gara. Le 3 aziende che avevano già presentato le proprie offerte le hanno dovute ripresentare. Come si ricorderà, il bando in questione prevede l'affidamento per 5 anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati e lo spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati. L'importo a base d'asta è pari a 25 milioni e 600 mila euro. La sospensione del piano paesaggistico di Trapani relativamente agli ambiti 2 e 3 è l'unica strada percorribile per limitare i danni allo sviluppo turistico e imprenditoriale della zona, conseguenza delle forti limitazioni previste dal piano stesso, l'ha dichiarato la parlamentare regionale del Partito Democratico Antonella Milazzo, spiegando la decisione di presentare un disegno di legge sull'argomento. Appare necessario rivedere immediatamente le criticità del piano, rendendo compatibile con le esigenze del territorio, coniugando quindi la tutela del paesaggio con lo sviluppo economico dell'intera area. Sempre sul piano paesaggistico, Marsala presenterà ricorso al TAR. L'incontro di martedì in assessorato regionale con la sovrintendente Paola Misuraca e i tecnici che si occupano del piano paesaggistico che ci riguarda non ha sortito effetti positivi, lo ha dichiarato il sindaco Alberto Di Girolamo. Le risposte a tutte le nostre osservazioni non ci hanno convinto. Ho già preso contatti con uno studio legale invitandolo a preparare il ricorso al TAR. La disponibilità alla revisione è stata disattesa, la certezza che le osservazioni sarebbero state prese in considerazione non c'è più. Vogliamo un piano che tuteli le nostre risorse ambientali e culturali, ma che non può penalizzare il nostro sviluppo economico, agricolo e turistico, ha proseguito il primo cittadino marsalese. L'Istituto Il 2000 di Mazara del Vallo sollecita il restauro dei murales dello stadio Nino Vaccara. Sentiamo. A distanza di qualche giorno dall'inaugurazione del murales realizzato sul muro della tribuna dello stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo in via Diodoro Siculo, l'Istituto Il 2000 interviene oggi invece sullo stato dei murales che si trovano da anni lungo la parete della curva dello stadio mazarese. Il degrado ha staccato le piccole tessere di pittura degli affreschi e le immagini scompaiono, scrivono i ricercatori mazaresi in una nota diffusa stamattina. Tutte opere create da pittori e artisti italiani e stranieri, protagonisti o ospiti nelle edizioni degli incontri dei popoli del Mediterraneo, continua la nota dei ricercatori mazaresi.
Murales, insomma, omaggio alle bellezze di Mazara, al suo azzurro mare, al lavoro dei pescatori, santi protettori e splendide chiese. Osservatori ed esperti però dell'Istituto di Ricerca Mazzarese ritengono i grandi murales del quartiere Trasmazzaro un bene pubblico da tutelare. Non è più accettabile, scrivono ancora i ricercatori, ulteriore e colpevole disattenzione ai murales del Trasmazzaro che stanno sciaguratamente perdendo dignità e bellezza. Una questione, aggiungiamo noi, che va avanti da anni. Già in passato si erano create polemiche attorno allo stato di salute dei murales che si trovano sulla parete dello stadio mazzarese. La Mazzara d'arte oggi non è solo ceramica, si legge ancora nella nota dell'Istituto di Ricerca Il 2000. C'è necessità di tutelare e conservare, prosegue la nota, anche l'arte popolare che adorna e abbellisce i muri della città, tra cui le piccolissime edicole sacre di Santi e Madonne. Chi guida la città, conclude la nota del 2000, adotti la decisione per motivi gravi e urgenti di intervento per il recupero e il restauro dei murales del Trasmazzaro. Il 2000 infine propone anche di affidare il restauro ai docenti e agli studenti del locale liceo artistico. Sembra proprio che qualcuno con prepotenza e disinvoltura voglia imporre impianti privati sulla nostra spiaggia in città che deve appartenere a tutti. Lo ha detto il sindaco Nicola Cristaldi al termine di una riunione operativa tenutasi presso Palazzo dei Carmelitani. Nel corso dell'incontro, alla presenza dei rappresentanti legali dell'ente, dei dirigenti e funzionari tecnici del comune, si è fatto il punto sulla vicenda della spiaggia in città e della concessione a un uso ad un privato, ad un utilizzo di 800 metri quadrati di spiaggia con la possibilità di realizzare anche una copertura di circa 200 metri. Il comune, ha proseguito il primo cittadino, ribadisce il proprio no ad un uso privatistico della spiaggia in città e abbiamo predisposto ricorso al TAR verso il decreto assessoriale di concessione. È stata inaugurata nei giorni scorsi la cappella nel nuovo padiglione adriatico del carcere di Trapani. La benedizione è avvenuta nel corso della messa presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli e alla presenza tra gli altri di un gruppo di detenuti, del direttore del carcere Renato Persico, del comandante della polizia penitenziaria Giuseppe Romano. Il vescovo ha anche annunciato che la settimana prossima farà arrivare al carcere dei rami d'ulivo che saranno benedetti la Domenica delle Palme come segno di pace. I rametti saranno accompagnati da messaggi di auguri per i detenuti che saranno scritti sabato pomeriggio dai giovani della diocesi che si ritroveranno ad Alcamo per vivere la loro giornata della gioventù diocesana. Il Movimento Alcamo Bene Comune ha eletto i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Presidente è stato nominato Salvatore Maria Ruisi, Vicepresidente Marcella. Compito del Consiglio Direttivo è quello di guidare attraverso le proprie scelte ABC nel suo ancora lungo percorso, sia nella sua veste istituzionale che in quella di movimento politico atto a coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche di interesse sociale e politico. Giocando si impara, il titolo di un progetto della WILDM con l'obiettivo di rendere accessibili i parchi gioco dotandoli di giostre adatte anche ai bambini con disabilità. Per la giornata nazionale che si tiene dal 1 al 19 aprile sarà possibile donare attraverso un numero solidale o attraverso punti di raccolta sul territorio nazionale. L'intero importo sarà utilizzato per sostenere il progetto, ma vediamo assieme un video. Giocare ti fa volare con la fantasia, ti fa scoprire gli altri e conoscere te stesso. Giocare ti insegna a condividere, perché giocare con gli altri fa bene a tutti. Oggi i parchi gioco non sono accessibili ai bambini con disabilità. Aiuta l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare a rendere inclusivi i parchi in Italia. Fino al 19 aprile, dona al 45542. Non ci sono altre notizie per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21 trasmetteremo la rubrica Economia e dintorni curata da Marisa Lenzi e alle 21.30 uno speciale dedicato ad un progetto dell'Istituto Ferrara di Mazzara. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.